lo so, che sia l'aria pulita, che sia la moglie che non ti stressa o il marito, che sia la fortuna, ma gira la notizia che in Indonesia un uomo sia arrivato a 146 anni e parlando di scherzi del DNA, questo cerbiato, tutto vero o Photoshop? E in più diamo una risposta seria su questa stravagante casa dell'Alaska e sì, copritevi bene perché a quanto pare Schwarzenegger ha perso la gloria di un tempo. Risposte pronte, bentornati Fakebusters, traffico in città, sirena al massimo, saltate a bordo e diciamo tutta la verità su queste 146 candeline. Dai un po' di pubblicità, giuro solo 9 secondi per dirvi che c'è un bottone rosso e fate un click deciso e diventate Fakebusters, fake notifiche con la campanella accesa, pronta a dirvi appena un nuovo video arriva, fate un salto anche su Facebook e Instagram, urlo pronto, commento tra le dita e via con la caccia ai fake. La compagnia Virgin Atlantic ha progettato e realizzato il primo aereo con pavimento in vetro per garantire ai passeggeri un'esperienza a 360 gradi, o quasi. Secondo voi, vero fake, tutto... fake. Si tratta solo di un pesce di aprile realizzato dalla stessa compagnia di volo, però l'idea non era male. Non c'è confine a cui la scienza si limiti. Non c'è giorno che tramonti senza una nuova scoperta. Da millenni la prospettiva della vita si allunga e forse il caso di quest'uomo, Mbah Goto dall'Indonesia, è il precursore di ciò che ci aspetta nel futuro. Ben 146 anni che si spargono l'uno sull'altro e nel suo caso la sofferenza, nel vedere la moglie, i figli ed anche i nipoti che se ne vanno prima di lui. Supportato quindi e accudito dai pronipoti, mostra la sua carta d'identità, nato il 31 dicembre 1870, possibile che sia pronto per spegnere la sua ennesima candelina. Sì, vabbè, capitasse in Italia andremo in pensione verso i 130-135, ma cazzo fai, questo non è un format politico, quindi dito veloce, commento in pista, tutto vero, solo un lunghissimo fake. Cerbiatto, vieni qua, foto suggerita da Massimo Ollo e nessun dubbio che l'immagine sia... vera. Un difetto genetico ha creato questa incredibile colorazione che però agli occhi della madre ha avuto un effetto contrario, infatti il piccolo cerbiatto di nome Dragon fu rifiutato dalla stessa madre, preso quindi in cura in una struttura specializzata e comunque morto nel 2016 appena prima di compiere un anno di età. Voliamo verso questa casa che apparentemente si trova in Alaska, dai foto... vera, lo so, sembra impossibile, ma esiste davvero, si chiama Seuss House, alta 56 metri, creata, costruita e di proprietà di Philip Waitner, che nel progetto originale aveva intenzione di realizzare solo due piani cabina, ma poi si sa, i progetti cambiano e le case crescono. Mentre qua il buon Arnold dorme di fronte alla statua eretta in suo onore in Ohio, negli Stati Uniti, foto che è... fake, finalmente. Però a quanto pare fu originariamente postata proprio da Schwarzenegger su Instagram, che intitola il post con "Come cambiano i tempi". L'immagine è subito diventata virale, in realtà da quello che si legge online si tratta della foto di un nuovo film che l'attore stava girando, ovviamente Stallone, sentendosi escluso, ha deciso di partecipare. Ecco il momento per la risposta ufficiale, tutti iscritti, dai che la freccia vi mostra la strada, sirena pronta a fare casino! Dopo un'attenta analisi, le ricerche effettuate sulle foto e video ritrovate online che ritraggono un sospetto uomo indonesiano e una sospettissima carta d'identità che dimostra un'età di ben 146 anni, abbiamo raggiunto una conclusione finale e buon compleanno. Secondo le autorità indonesiane, la storia è assolutamente, per ogni candelina, sicuramente... vera. Ma, secondo autorità a livello mondiale, una su tutte il Guinness World Record, non è stata ancora verificata la sua veridicità. A quanto pare tra gli archivi indonesiani è molto facile perdere traccia delle proprie radici. Ad ogni modo il vecchissimo Mbah Goto è venuto a mancare il 30 aprile 2017, lasciando un mistero ancora più difficile da risolvere. Per evitare anche altri dubbi, diciamo che in giro si trovano molte altre false storie, una su tutte quella dell'indiano di 179 anni, riportata dal sito World News Daily Report, ben conosciuto, come lo stesso sito scrive nella sua home page, per essere un sito satirico che inventa cazzate senza senso, che tuttavia sembrano notizie reali. Ufficialmente e seriamente documentato, la donna che ha vissuto più a lungo è la francese Jeanne Calment, arrivata a 122 anni, seguita per orgoglio nazionale dalla piemontese Emma Morano, vissuta per ben 117. Restiamo affascinati dal mistero dei nostri geni e, come dice il dottor Spock, una lunga e prospera vita, andando verso il prossimo giro in cui si parla della terribile storia della mummia che urla.
Eccoci alla fine, Fake Busters, altro viaggio, ma sì, dai, bottone per iscrivervi e sirena che riparte. Un grande saluto a Francesco Pio Setaro, Lucio De Carlo, Andrea 29, Nico, spalle dritte, pugni duri con Vero.